Il cartoliniere triventoso protagonista al Centro Polifunzionale di Trivento, una mostra di piccole opere realizzate con un abiro dal professor Antonio Mascia. L'esposizione fino al 17 agosto, visitabile su appuntamento contattando il numero 340 1571 020. Lavoro soprattutto su questi cartoncini che, una volta timbrati e affrancati, viaggiano per il mondo. E viaggiano destinati naturalmente soprattutto a me stesso, perché insomma mi voglio bene, ma perché è una forma di arte a penna biro soprattutto, perché anche la penna biro è una tecnica, è uno strumento che si può trovare ovunque e dappertutto, non c'è bisogno veramente di, come dire, una grande organizzazione. Che cos'è la cartolina? Lo sappiamo tutti. Che cos'è invece la cartolina che fa il cartoliniere? È una cartolina, direi, originale in quanto è frutto di fantasia, è frutto di emozione, è frutto di curiosità e anche naturalmente un po' di conoscenza. Queste cartoline nascono già dal lontano 1981-82, in particolare perché allora conoscevo una ragazza, e io vengo da Torino, insegno, ma allora ero appena uscito dall'Accademia di Belle Arti, questa ragazza rimase a Torino e io, in vacanza a Chiauci, che è il mio paese d'origine, le promisi di scriverle tutti i giorni. Ma veramente, non essendo uno scrittore, raccolsi tutte le cartoline che trovai a Chiauci. E davvero erano tante, era una quindicina, e dietro di queste disegnai una storia. Arrivarono tutte e quella ragazza oggi è mia moglie. Adesso vi vorrei illustrare una cartolina fatta appositamente per Trivento, che è questa. Il titolo è Nord-Sud-Est, perché tutti lo sanno, ma questa cartolina naturalmente è stata editata, perciò viaggerà per l'Italia con amici, conoscenti, e beh, chiaramente la storia di Trivento non la conoscono tutti, manca questo vento dell'Ovest. E queste tre personaggi in realtà vogliono riassumere le tre età della vita. Mi pare che il vento sia appunto il motore principale, la forza principale, naturalmente del paese, ma anche così della fantasia, e questi personaggi soffrono a loro modo, per gioco, per lavoro, un po' anche per passare il tempo, ma tutto questo soffio va verso la figura principale, che è una figura naturalmente vitale, la figura della donna, che è quella al centro della nostra storia. Al mercatino dell'usato, e allora ho disegnato questo nuovo.